Buongiorno a tutti, essere qua a, così, a confrontarci su una tematica che sta a cuore al Centro Sportivo Italiano, ma soprattutto alla diocesi e a tutti i giocatori. E direi di iniziare subito, chiedo a Sua Eccellenza della Sua Madre di iniziare con la preghiera e poi proseguire con i lavori. Ci alziamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Ti chiediamo, Signore, di accompagnarci in questo nostro momento che condividiamo nella fede e nel desiderio sincero di metterci a servizio delle persone che ci sono affidate. Il tuo Spirito illumini la nostra mente, riscaldi il nostro cuore, perché tutto possa essere compiuto per il bene nostro, per il bene della tua Chiesa. Lo chiediamo a te che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Prima di iniziare volevo un po' portare il saluto di tutto il CSI, in modo particolare del Presidente Massimo Achini, che purtroppo non può essere qua perché è in Sud America per il progetto internazionale di solidarietà, ovviamente la Presidenta provinciale e il Consiglio provinciale, che vedo comunque discretamente rappresentato. È anche un'occasione d'oro per ringraziare la diocesi di Milano, in particolare il signor Trevolada, per la fiducia che pone nello sport come strumento educativo. Non è facile trovare questa condizione, abbiamo questa fortuna e cerchiamo di lavorare con loro per far diventare sempre più efficace questo strumento. Poi ringraziare anche la FOM. Abbiamo raggiunto livelli di collaborazione impensabili grazie alla presenza e al lavoro e all'impegno quotidiano di Don Samuele. La terza cosa erano sul tema rapporto sport-chiesa-sport-oratorio per il nuovo consiglio provinciale che è centrale nel nostro programma quadriennale. E questo lo testimoniamo con due scelte. La prima è di nominare un delegato ai rapporti CSI-diocesi, CSI-chiesa, CSI e tutta la realtà. E, al di là delle capacità, abbiamo nominato Alessandro Raimondi, che è qua a fianco, per tanti motivi. Le sue capacità personali, il fratello prete, ma principalmente... ci voleva, ma principalmente perché è un dirigente della società sportiva oratoriana più grande che abbiamo. Quindi, perché per noi questo rapporto non si costruisce riflettendo assieme, ma si vive quotidianamente. La seconda scelta è aver inserito questo convegno nel cammino di formazione della nuova scuola dirigenti CSI. Perché se i dirigenti CSI non dovrebbero vivere lo sport con fine se stesso, ma come strumento educativo, un buon dirigente non può che essere con il don e al servizio del don in qualsiasi ambiente si impegna. Concludo con un augurio di una buona giornata di lavoro, un buon anno, visto che è la prima incontro pubblico che abbiamo in questa, quest'anno. Grazie. Allora, spero che essere fratello di un prete non debba essere una caratteristica che poi si deve provare per forza nel futuro. Allora, aggiungo solo due parole rispetto a quanto ha detto il vicepresidente Franco Stucchi, che ringrazio ovviamente a nome di tutto il consiglio per essere qua con noi oggi, oltre a ringraziare Sua Eccellenza del Monaco e Don Samuele per la loro presenza, ma ringrazio soprattutto tutti voi e i tanti preti che hanno deciso di spendere questa mattina in questa iniziativa che noi riteniamo fondamentale.
La ritiamo fondamentale perché l'abbiamo ripescata, per chi è un po' più vecchio si ricorda che il famoso incontro preti e presidenti per diversi anni ha caratterizzato proprio il programma dell'attività del CSI. Poi si è un po' perso, forse perché superato, oppure le tante iniziative le hanno messo un po' in un angolo, ma il nuovo consiglio ha deciso, nelle tante attività che si vuole implementare a supporto delle società sportive, riprendere un dialogo che è fondamentale per le società sportive che in oratorio hanno il loro ambito di attività e il loro percorso educativo. Ci crediamo talmente tanto che all'interno della scuola per dirigenti sportivi che abbiamo così pensato, realizzato e che ripartirà, riteniamo che questo argomento sia il primo argomento da dibattere e un argomento che verrà poi riproposto tutti gli anni come momento di confronto aperto a tutti quanti, non solamente a quelli che vogliono percorrere questa attività di scuola per dirigenti. Come l'abbiamo pensato? Allora, abbiamo voluto un po' allargare quello che era appunto sport e presidenti a un sport e chiesa, preti e società, nome vero e proprio ancora lo stiamo un po' lavorando, e volevamo poi approfondire invece una tematica puntuale anno dopo anno, proprio per rendere più vivo e più vero questo confronto, che non vuole essere una lezione. Abbiamo bisogno soprattutto di capire che cosa le nostre società hanno bisogno, abbiamo bisogno di capire come i preti si possono mettere in relazione con le società sportive e soprattutto fare emergere anche quelle che sono le difficoltà, le fatiche che magari a volte rallentano l'attività educativa e il rapporto tra l'attività sportiva e l'attività di catechesi e il percorso che ogni prete impronta nella propria comunità. Perciò, da dove iniziare? Abbiamo pensato che dovevamo iniziare verso quella persona, quell'elemento che è un po' la catena tra l'attività sportiva e l'attività educativa diretta con i ragazzi, che è appunto l'allenatore. Pensare all'allenatore come quello che tutte le settimane si spende nel tempo più lungo con i ragazzi rispetto a tante altre figure educative, e abbiamo pensato che spesso l'allenatore è anche quello che arriva con più difficoltà a contattare il prete ed è anche quello che a volte genera il problema, la fatica, l'organizzare l'allenamento in un particolare orario piuttosto che il recuperare la partita in un momento. Pensiamo che il rapporto che ci deve essere tra il prete e l'allenatore debba essere un rapporto quasi, non dico filiale, ma che perlomeno sia paritetico insieme alle altre figure educative che il prete ha nel proprio ambito. La catechista, il catechista, l'educatore, l'animatore, gli allenatori devono essere posti sullo stesso piano, perlomeno questo è il nostro pensiero. L'incontro di oggi è proprio volto a cercare di capire quali sono le difficoltà e quali sono invece le buone pratiche, perché siamo altresì convinti che ci sono ottime situazioni in cui questo binomio, soprattutto questo rapporto è molto forte, cercare magari di portare a conoscenza di tutti cosa fare per migliorare questo rapporto e vedere poi di magari produrre anche un documento che possa essere venuto a tutte le varie città sportive. Domani mattina avremo un altro incontro di approfondimento su pastorale e sport con Don Alessio Albertini e saremo sempre qui a Seveso. Attualmente abbiamo una ventina di presenze, però chiunque lo ritenesse e volesse partecipare ben venga, perché lo spazio c'è e soprattutto la tematica è molto proficua. Non mi dilungo oltre, visto che abbiamo qua persone che sono sicuramente molto più bravi, sottoscritto a parlare. Ringrazio ancora, perché non capita spesso che un vescovo parlare di una tematica del genere. E buon lavoro a tutti, ci vediamo poi per il dibattito. Grazie. Lasciatemi dire anzitutto che io sono molto felice di essere qui e di vedervi e di condividere con voi questo momento. È
risponde tutto questo a un desiderio che anch'io ho coltivato per tanto tempo, il desiderio cioè di vedere uniti in dialogo costante i nostri sacerdoti e i dirigenti e gli allenatori. Sono convinto che questa è una strada che dobbiamo percorrere ancora di più negli anni a venire. L'epoca che stiamo vivendo, questo cambiamento d'epoca, sapete che Papa Francesco nel discorso che ha tenuto al convegno di Firenze ha usato questa espressione che ormai sta diventando ricorrente perché giustamente spesso la si cita, ha detto non stiamo vivendo un'epoca di cambiamenti ma un cambiamento d'epoca, cioè quel che sta succedendo davvero ha l'aspetto di una profonda trasformazione. Questo credo valga in modo particolare per le nuove generazioni. Noi che abbiamo ormai una certa età, ma noi siamo già avanti, ma anche gli stessi quarantenni, secondo me, credo abbiano l'impressione che davanti ai nostri adolescenti, noi siamo, ci guardano come se fossimo quasi della preistoria, insomma. Ecco. Cioè, sono dei cambiamenti così veloci, abbiamo delle accelerazioni così, così forti dal punto di vista della trasformazione che tutto questo è un fenomeno per certi aspetti nuovo. E c'è bisogno dunque di entrare in questo momento. Ancora Papa Francesco ci dice: avrei proprio piacere che la Chiesa diventasse più missionaria, una Chiesa più in uscita, non eccessivamente preoccupata di conservare quello che c'è, quello che ha, ma di andare incontro alla gente, possibilmente raggiungendola là dove vive e instaurando un dialogo, un confronto. L'invito è a promuovere e rendere sempre più intense e sempre più feconde le relazioni. La pastorale dice dei volti e meno delle strutture. Ecco, io credo che in un orizzonte come questo lo sport ha un ruolo davvero privilegiato. Quando pensiamo all'azione educativa da compiere nei confronti dei ragazzi. Non è un'appendice, è una strada che merita grande considerazione. E quindi riteniamo anche come diocesi che sia giusto investire. E su chi investire prima di tutto? Sui dirigenti e sugli allenatori. Che noi immaginiamo, come già si diceva, in stretto, cordiale, sincero rapporto con i nostri preti, con i nostri dirigenti. Quindi a me fa molto piacere questa mattina vedere ci siete voi dirigenti, allenatori, ma che c'è anche un bel numero di sacerdoti. Grazie di essere qui, perché quello che adesso tenteremo di dire già trova concretezza in quello che vediamo. Qui c'è un desiderio di agire insieme, desiderio di fare alleanza, o forse meglio, perché alleanza dà l'idea di due soggetti che più di tanto non si conoscono e che si mettono insieme e decidono di camminare insieme, una corresponsabilità educativa. Detto questo, allora vi condivido con voi qualche riflessione, lo faccio senza la pretesa di impostare un discorso troppo articolato, lo faccio con la consapevolezza che poi questo tema verrà approfondito in maniera molto più dettagliata dall'intervento di Don Samuele. Io provo a
a offrirvi invece qualche riflessione che ha più l'aspetto di una meditazione a partire dalla parola di Dio, tentando però poi di agganciarmi alla vita. La parola di Dio o è legata alla vita o rischia di essere sterile. Ci è stata donata perché illuminasse la vita, la parola di Dio è luce per i nostri passi. E partirei da un testo che ci sta accompagnando quest'anno, e ci sta accompagnando intendo come pastorale dei ragazzi, dei giovani, l'abbiamo scelto come testo guida. È il testo dell'incontro di Gesù con il giovane ricco. Siamo nel Vangelo di Matteo, il capitolo 19, i versetti 16-22. Vorrei leggere questo testo, fare due sottolineature e poi concentrare la riflessione su quella che chiamo l'esperienza dello sport, poi passare all'esperienza dell'oratorio e vedere in che senso l'una rimanda all'altra. E poi chiudo. Leggo questo brano. Ed ecco un tale si avvicinò a Gesù e gli disse: Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? Gesù gli rispose: Perché mi interrompi su ciò che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Gli chiese: Quali? Gesù gli rispose: Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai in falso, onorerai il padre e la madre e amerai il prossimo tuo come te stesso. Il giovane gli disse: Tutte queste cose io le ho osservate, che altro mi manca? Gli disse Gesù: Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. E vieni, seguimi. Udita questa parola, il giovane se ne andò triste. Aveva infatti molte ricchezze. Di questo brano la cosa che più ci colpisce è il fatto che Gesù dica a questo giovane di andare a vendere tutto quello che ha. Ma questa non è la cosa più importante. La cosa più importante è un'altra, ed è su questa che vorrei concentrare l'attenzione. È duplice l'osservazione che vorrei fare. La prima è che questo giovane chiama Gesù maestro. Quindi vuol dire che lo ritiene una persona degna di fiducia, una persona autorevole, una persona con cui si può parlare, una persona di cui si può parlare, scusate, con cui si può parlare di qualcosa anche di molto personale. Seconda osservazione, di che cosa dunque lui parla con Gesù? Perché lo va a cercare? Perché è animato da un desiderio. Questo desiderio è il desiderio di avere la vita eterna. La domanda che gli fa è: Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? Perché io desidero avere la vita eterna. Ecco, concentriamoci un attimo su questo. Cosa vuol dire vita eterna? Che cosa sta cercando questo giovane ebreo, che poi veniamo a sapere conosce molto bene i comandamenti, li sta mettendo in pratica, si sta impegnando? Sta cercando la vita eterna. L'impressione che si ha è che lui intenda la vita eterna come la ricompensa per quello che farà in questa vita e che riceverà nella vita futura. Spiegami che cosa devo fare di buono in questa vita per poi essere ricompensato quando questa vita finirà e io entrerò nel regno dei cieli. Questa è un'espressione che già
ebraismo utilizzava al tempo di Gesù, il regno dei cieli, quando entrerò in quel regno, in quel mondo che ancora non conosco, allora riceverò la vita eterna. Qui Gesù, che è veramente un maestro, interviene e gli fa capire, primo, che la vita eterna non è qualcosa che riguarda l'aldilà semplicemente e non va intesa come la ricompensa al tuo buon comportamento nell'aldiquà. Perché? Che cosa rimarrebbe scoperto se fosse così? Rimarrebbe scoperto il presente. Cioè, avremmo l'idea che nell'aldiquà noi dobbiamo semplicemente impegnarci a comportarci bene, ma l'esperienza della vita eterna, della vita che deve essere meravigliosa, quella faremo nell'aldilà, non adesso ovviamente. Ci comportiamo bene per poter sperimentare quella vita meravigliosa che poi ci verrà donata dopo la nostra morte. Ma è così che dobbiamo intendere le cose? Quindi vuol dire che il gusto della vita, la gioia di vivere, la soddisfazione nello sperimentare quello che portiamo avanti, tutto questo non è di questo mondo, non è del presente. Invece Gesù vuol far capire a questo giovane che la vita è già qui, la vita è adesso, come dice, adesso non ricordo più, ecco, la vita è adesso. Perché quell'aggettivo eterna che si affianca alla vita non va intesa come, non va inteso nel senso dell'aldilà, cioè questa vita dove dobbiamo impegnarci compiendo le opere che ci insegna la legge, e poi c'è invece la vita, vita dell'aldilà, la vita che non avrà termine, che non avrà fine, che noi ancora non conosciamo. Secondo la parola di Dio, cioè nel linguaggio della Bibbia, l'aggettivo eterno non vuol dire che non finisce mai, ma vuol dire che è proprio di Dio, che è tipico di Dio, che proviene da Lui e ha le caratteristiche sue. La vita che viene da Dio, che ha le caratteristiche sue e che quindi porta con sé, perché è una delle caratteristiche fondamentali, questa è la beatitudine. La vita eterna ha dentro l'idea della gioia di vivere. È la forma piena, autentica, bella della vita. E coincide con l'esperienza che Dio fa di se stesso. Noi crediamo nel Dio trinitario, nel Dio comunione. Dio è felice di se stesso, in un legame che è quello del Padre con il Figlio nello Spirito Santo, un po' misterioso per noi, un legame di che crea comunione, per cui Dio è felicità, beatitudine, dell'amarsi reciprocamente. Questo è il senso del mistero trinitario. Allora, quel che vuol far capire Gesù a questo giovane è: guarda che anche l'osservanza dei comandamenti ha come scopo la tua felicità. Non pensare alla vita eterna come qualcosa che non riguarda il presente. E ancora, guarda alla vita eterna chiamando in causa il bene, ciò che dà contenuto all'esperienza della vita nella sua forma autentica sin d'ora è il bene. Lui gli domanda: cosa devo fare di buono per avere un domani? Gesù gli dice: guarda, vivi bene, tu hai la possibilità di vivere bene e questo è il segreto di una esperienza autentica di vita, di modo che quella vita eterna che tu immagini per il futuro, io ti dico che può già cominciare nel presente. E vivere bene che cosa significa? Significa mettere in pratica ciò che la legge ti dice, perché quella già ti indirizza, ti dice: se farai questo,
vi pare bene? Uno che uccide si rovina la vita, uno che ruba si rovina la vita. Per questo Gesù, richiamando i comandamenti, dice: mi raccomando, non fare questo. Però in positivo, onora tuo padre e tua madre. In positivo, ama il prossimo tuo come te stesso. Avrai la vita, farai l'esperienza piena della vita. Perché? Perché darai alla tua vita quella forma buona che viene a coincidere con il bene stesso. Questo ci dice la parola di Dio, raccogliendo certo uno spunto, è quello che qui mi interessa, se ci avrebbero anche molti altri, non riusciamo. Mi pare molto importante dire subito che noi, come educatori, va bene, io come vescovo, i preti che sono qui come preti, i dirigenti che sono qui come dirigenti, gli allenatori come allenatori, siamo chiamati ad essere educatori dei ragazzi. E la prima cosa che dobbiamo fare è creare quella autorevolezza che ci porta poi i ragazzi a fidarci di noi, a fidarsi di noi, in modo che possano venire, no? Magari non avranno il coraggio di aprire con noi discorsi molto impegnativi come quelli che abbiamo visto qui, no? Però è importante che i ragazzi abbiano qualcuno a cui potersi rivolgere, qualcuno che ritengono significativo come figura adulta nella loro vita. Ma soprattutto è importante non dimenticare mai, come educatori, che noi dobbiamo metterci al servizio del grande desiderio di vita che hanno i ragazzi. Il desiderio di vivere bene, la gioia di vivere. Io ho l'impressione che questa oggi sia un po' a rischio. Per tante ragioni. Vengo allo sport. Sono andato a riprendermi quel testo che avevamo proposto a suo tempo e che si intitola Il tesoro del campo, sport, educazione e comunità. Un passaggio dice, eccolo qua, un passaggio dice così: lo sport esprime la cura per l'esistenza di un ragazzo e di un giovane. Beh, però prendersi cura dell'esistenza, cioè della vita. Chiunque se ne fa carico, nel modo richiesto dal concetto stesso di sport, la parola sport è una parola nobile. Lo sport è qualcosa di grande, perché ha al suo interno tutta una serie di caratteristiche. Dunque, chi si fa carico di questo compito può essere definito a pieno titolo educatore. Voi siete degli educatori. Lo sport, infatti, è in grado di far sbocciare la vita, di farla crescere in tutte le sue dimensioni, stimolando, attenzione, due cose: il desiderio di star bene fisicamente e, secondo, la volontà di vivere bene le relazioni con gli altri e assumendo e coltivando un senso di responsabilità, vivere bene. Lo sport mette in moto le energie fresche di ogni ragazzo e insieme sviluppa ciò che egli ha di più nobile in quanto persona umana. Questo dice il testo, e qui mi pare che ritroviamo quello che emerge dal brano del Vangelo, questa gioia di vivere, questo desiderio di vivere, l'importanza del bene, nella sua duplice dimensione, dello star bene, fisicamente e psichicamente, e del vivere bene, no? Il comportamento, le relazioni, le decisioni. Se mi domando in che modo lo sport fa questo, mi verrebbe da dire, in sintesi, lo fa coniugando tre parole. La parola fondamentale è il bene, che rimanda alla vita. Ma poi, quando provi a precisare cosa vuol dire, allora, che attraverso lo sport tu fai l'esperienza
di qualcosa di veramente buono che dà consistenza alla tua vita e porta a pienezza e porta a compimento il tuo desiderio di vivere. Le tre parole sono la passione, lo sport lo fai con passione, secondo l'impegno, lo sport lo devi fare con impegno, terzo le buone relazioni, di solito lo sport non lo fai mai da solo, no, anche lo fai mai da solo, anche se giochi a tennis almeno l'allenatore ce l'hai, ma forse non solo. A maggior ragione se giochi a calcio, se giochi a pallavolo, basket, ma anche se fai danza. Prova a dire una parola su questo, ma poi lascio a Don Samuele perché so che immagino che anche lui riprenderà tutto questo. La passione, intanto. Capite, queste tre parole, la passione, l'impegno e le buone relazioni, intervengono a determinare una bella esperienza di vivere. Lo sport è un campo privilegiato perché lo sport piace. Piace ai ragazzi fare sport. Magari alla catechesi fanno un po' più fatica a venire, no? Ma caspita, lo sport. E allora vedete che diventa una via privilegiata di educazione, perché lo fanno volentieri. E voi siete fortunati perché siete quelli che possono far leva sul fatto che i ragazzi tengono volentieri. Difficile immaginare che uno lo pratica, che uno lo pratichi se non lo fa volentieri. Se non gli piace non lo fa, c'è poco da fare. Mentre per la catechesi il ragazzo può avere questa impressione che con cui ci devi venire, come a messa ci devi venire. È brutto che venga sentito così. Però il rischio un po' c'è. Per lo sport non c'è. È emozione di libertà e di bellezza. Perché? Perché c'è dentro la gioia del gioco. Lo sport ci dà una forma un po' più articolata a qualcosa che è innato. Perché cosa fa il bambino da subito? Desidera giocare. E poi il gioco si sviluppa e diventa nel giovane, nel ragazzo, nell'adolescente, nel giovane, ma anche nell'adulto, diventa sport. Poi c'è il gusto di migliorarsi, di praticare sempre meglio lo sport a cui ci si dedica. Anche questo è molto bello, eh? Sentire che riesce a fare sempre di più, riesce a tirare meglio, no? Riesce a tirare meglio la porta, ti impegna a studiare bene anche schemi di gioco, no? Entri in azioni dinamiche, questo ti appassiona. C'è inoltre la soddisfazione di percepire e di dare, di mettere in atto le proprie energie. Io corro, no? Gusto la bellezza della mia fisicità. Allenarsi vuol dire anche, per esempio, tenere, come si dice, tonici i muscoli, no? Secondo, l'impegno. Diventa più facile, secondo me, in una prospettiva come questa, far percepire allora la necessità di dare a ciò che si sta facendo una forma adeguata. Non bisogna dimenticare che questa esperienza appassionante è chiamata a diventare educativa. Ecco il punto. Partiamo da qualcosa che piace e trasformiamolo in qualcosa di educativo. Questo è il nostro compito, secondo me. Il nostro compito. Educativo cosa vuol dire? Che tutto questo va governato, va impostato, organizzato da parte dei vari soggetti in campo, con affetto, con intelligenza, e col senso di responsabilità. Bisognerà esaltare l'aspetto di soddisfazione, guai a mortificare, no, la passione con la disciplina, ma c'è bisogno di impegno. Lo sport sulla distanza ha bisogno di impegno, altrimenti si spegne. E quindi certo anche di disciplina, di perseveranza, di ordine, come voi sapete bene.
Occorrerà guardare lo sport calandolo sempre dentro l'esperienza globale dei ragazzi. Ecco, anche questo è importante, non è un momento separato da tutto il resto. E magari sarà l'occasione a partire dalla quale gli diranno qualcosa che riguarda la loro famiglia, riguarda la scuola, ecco, in quel momento voi diventate a pieno titolo educatori, perché dovete gestirvi delle confidenze e delle comunicazioni che non hanno direttamente a che vedere con lo sport che stanno esercitando, ma per voi, cioè i ragazzi non sono a compartimenti stagni, a volte quello che dice il mister è molto più importante di quel che dice la mamma, anche su esperienze che non riguardano esattamente la partita. Educarli a vivere tutto dando il meglio di sé, ma anche accettando i propri limiti, farlo con riconoscenza per quello che si scopre di se stessi, ma anche con umiltà, ma qui tutto questo andrà approfondito. Terzo, le buone relazioni. Lo sport si fa insieme e asseconda il desiderio di vita, che si precisa come desiderio di, desiderio di stare insieme e che contrasta la paura di rimanere soli. Grande paura questa, che distrugge. Lo sport è bello anche per questo, perché ti unisce agli altri, no? Potremmo dire ti dà una casa, che non è semplicemente il campo, ma è l'ambiente, no? Tu, quando fai bene lo sport e lo fai con gli altri, ti senti a casa, ti vieni volentieri anche per questo, no? È un po' un'altra famiglia. E allora così si risponde al bisogno di relazione tra pari, che oggi è un po' a rischio attraverso i social media, per esempio, no? Attraverso i social network, sappiamo che la relazione anche tra i ragazzi rischia, ecco, c'è bisogno del calore, del rapporto diretto, della parola che ascolti dalla bocca, no? E secondo, il bisogno di una relazione con gli adulti, anche questo è molto importante, e anche questo oggi non è scontato ed è a rischio. Cioè, c'è bisogno da parte dei ragazzi di sentirsi conosciuti, amati, qualcuno che si prenda cura, che li ascolti anche in quel che raccontano di sé. C'è bisogno di non scoraggiarli, di non mortificarli. Voi sapete benissimo com'è delicato, per esempio, tenere insieme il principio del far giocare tutti e del non mandare allo sbando la squadra. Cioè, perché c'è anche una giusta soddisfazione nel dire ma stiamo giocando bene, no? Allora, non devi mortificare, ma non devi penalizzare, devi creare un ambiente di reale accoglienza, ma nello stesso tempo devi fare in modo che si gusti quello che si sta facendo. Sentirsi conosciuti, amati, apprezzati, ma anche corretti, e sentirsi accompagnati e guidati. Qualcuno che ha autorità. I ragazzi, guardate, non vogliono semplicemente degli amici. Gli amici se li cercano. Chiedono degli adulti che diventino loro educatori, che diventino per loro delle guide. Arrivo a dire, coi quali hanno piacere di identificarsi. Il mio don, prima ancora il mio papà, il mio mister, mi ha detto. Guardate, questo è fondamentale. E qui non c'è bisogno di fare prediche, a voi non è chiesto di fare omelie, catechesi, a voi è chiesto di svolgere bene il vostro compito, la vostra competenza, che va guadagnata anche a livello tecnico, non ce l'è, va guadagnata anche a livello tecnico, perché i ragazzi vi apprezzeranno anche dal punto di vista della tecnica che avete voi, che insegnate loro, no? I ragazzi però
che voi lo sappiate o meno vi guardano anche e prima di tutto nel modo in cui vi comportate, sono molto attenti a quello che dite, non semplicemente a quello che dite durante l'allenamento, ma anche a quello che dite magari così passando via dallo spogliatoio senza che voi vi accorgete di averlo detto. Quelle parole che voi dite senza rivolgerle direttamente a loro, che loro ascoltano e non sono ufficiali, sono quelle che contano molto per loro, perché da quelle capiscono come voi pensate le cose. Perché quando entrate poi nel ruolo è chiaro che lì ci si attende un certo comportamento. L'informale è molto importante dal punto di vista educativo. Vado a chiudere. Cosa c'entra tutto questo con l'oratorio? Allora, vi pare che l'oratorio non sia il luogo dove coltivare la passione? Vi pare che l'oratorio non sia il luogo in cui coltivare l'impegno? Vi pare che l'oratorio non sia il luogo in cui vivere le buone relazioni? Ma certo, allora lì è chiaro che siamo convergenti, no? Ci sta, è chiaro che ci sta anche l'oratorio, lo sport, lui ve lo dirà meglio. Dove sta la differenza? Cioè, in che cosa l'oratorio? L'oratorio dà un orizzonte a tutto questo. Che è l'orizzonte della fede, che è l'orizzonte della Chiesa. L'oratorio diventa casa più grande nella quale tu vivi l'essere, sentirti a casa nello sport che stai facendo, ma c'è una casa nella casa, cioè c'è la casa che accoglie questa casa, c'è una più grande, no? Che però ha caratteristiche simili, no? Che è l'oratorio. E soprattutto questo modo di essere a casa, di vivere la passione, di vivere l'impegno, di vivere la passione, è connotato dalla fede nel Signore Gesù, dalla fede in Dio che è l'unico buono. Perché mi dici, mi interroghi su ciò che è buono? Dovresti interrogarmi sull'unico che è veramente buono. Perché noi crediamo che il bene non è qualcosa di formale, non esiste il bene in se stesso, esiste Dio che è buono. Tutto ciò che l'uomo fa di bene in realtà è espressione della sua natura che lo rende simile a Dio. Quando tu vedi una persona che fa del bene, tu hai la prova dell'esistenza di Dio. E a me piace dire che nei diversi volti degli educatori dentro un oratorio, quindi anche nel vostro volto, si riflette l'unico grande volto che noi vorremmo far incontrare ai ragazzi, che è il volto di Cristo. Un volto, non una legge. Perché è questo volto che poi ti porta ad agire bene. Se tu ti senti amato e se questo amore che ti viene trasmesso si configura come un amore appassionato, impegnato e che si prende cura, poi tu non potrai fare diversamente. Ma non perché c'è una legge che ti obbliga a farlo, ma perché c'è qualcosa che ti muove. Ecco dunque, questo è quanto io mi sentivo di dire. Abbiamo perciò, vedete, una convergenza e quasi un'inclusione reciproca, no? Lo sport è nell'oratorio e l'oratorio accoglie lo sport, si riconoscono nella medesima finalità. Parlerei allora di alleanza da parte delle persone che operano in questi due contesti, forse meglio parlare di corresponsabilità. Grazie. Sì, presentare. Grazie a Presidente Camorara che è sempre illuminante ogni volta che lo si ascolta e soprattutto in contesti così diretti e profondi come quelli che ci ha risultato, partendo poi proprio dalla parola di Dio, per arrivare poi alla concretezza che lo sport richiede e che l'oratorio ovviamente integra e applica. Non mi dilungo più, lascio la parola a Don Samuele che ha detto lo signor Camorale, entrerà più nell'intimo del rapporto tra oratorio e sport e soprattutto tra prete e allenatore. Grazie. È una bomba. Sì. Sì. Mi sentite? Sì. Diciamo,
prima questa. Singola, poi dove è? Dove si esercita? Prova, ci vediamo un po'. Mi sentite? Sì, sì. Bene, allora, intanto buona giornata a tutti. Permettetemi di dire, ho fatto una piccola traccia, ma così molto per... Permettetemi di dire questa cosa, che un incontro così cade in un giorno particolare. Oggi è il 21 di gennaio, la memoria liturgica di Sant'Agnese, ma per la nostra diocesi è l'inizio della settimana, o meglio la decade dell'educazione. Non l'abbiamo pensata, non l'abbiamo pensata, è capitata. Qualche volta le cose capitano e capitano bene, perché iniziare la settimana dell'educazione con un incontro così credo ci fa bene. E penso a tutte le cose che queste settimane si faranno degli oratori, a partire da oggi, domani, domenica prossima, la festa di Don Bosco. Questo pomeriggio con il vescovo Piero Antonio presenteremo alle catechiste di Cresimandi l'itinerario dei 100 giorni. Mi sembra proprio bello essere qui oggi, cioè è una data che in qualche modo è molto evocativa. E poi prima di iniziare vorrei dire tre parole. La prima parola è la gratitudine. Forse è vero che nei nostri oratori chi lavora nello sport si sente meno compreso, meno ringraziato, meno forse anche valorizzato rispetto a chi fa un servizio esplicito dell'annuncio del Vangelo. Io vorrei dire la gratitudine nostra, della diocesi, ma anche credo a nome dei confratelli presenti, perché quello dello sport è un mondo complesso. Non è facile da abitare, è davvero un mondo molto complesso. E poi una seconda parola che vorrei dire è la responsabilità. Lo sport non ha bisogno di cura, lo sport ha bisogno di molta cura pastorale. Perché se lo sport viene curato, se ci prendiamo a cuore lo sport è uno strumento educativo straordinario. Ma solamente se abbiamo questa cura. Per i nostri oratori, per la maggior parte degli oratori, lo sport è una grande risorsa. Però, amici, non possiamo far finta di niente nel dire che per qualche oratorio lo sport è diventato un grande problema. Non perché, come dire, il sport è un problema, evidentemente, ma perché non lo si è curato. Ecco, oggi mi piacerebbe che ciascuno sentisse la responsabilità e la molta cura che serve e che forse anche noi come Chiesa, come preti, come oratori, non sempre abbiamo dato. La terza parola che voglio dire è la consapevolezza. Ecco, mi piacerebbe, come dire, che noi stamattina avessimo questa consapevolezza, credo che c'è, la richiamo solamente, sul fatto che fare sport bene significa anzitutto avere il coraggio di pensare lo sport. Troppo spesso noi abbiamo ridotto l'importanza della riflessione. Certamente ciascuno di noi oggi, anche per quello che riguarda l'ambito sportivo, avrebbe tante cose da fare, e tuttavia oggi siamo qui a pensare. La consapevolezza che c'è uno squilibrio forse in generale nei nostri oratori, ma nell'ambito sportivo ancora di più, tra il tempo dedicato alla pratica e quello dedicato a una riflessione, che non è una riflessione teorica o generale, ma è una riflessione, cioè che è la modalità di riflettere sulla pratica, riflettere sull'agire. C'è una sproporzione incredibile. Noi oggi siamo qui consapevoli che fare bene sport vuol dire avere il coraggio di pensare lo sport, pensare il valore, l'implicazione, i valori soggiacenti e tutto quello che un po' è stato già detto. Ecco, quindi la gratitudine, la responsabilità e la consapevolezza nel contesto dell'inizio della settimana dell'educazione. Io sono piuttosto schematico, andrò anche sul pratico. Dopo la pausa ci saranno però tre amici, un allenatore, un presidente e un prete, che ci aiuteranno anche con la loro testimonianza, e poi ci sarà il momento del dibattito, anche come poi ci spiegherà Alessandro. Allora, primo, è un singolare metodo di lavoro. Il metodo di lavoro di questa mattina mi sembra davvero molto singolare, perché ci confrontiamo a partire da un orizzonte comune. Certamente
questa cosa qua è importante. Dirigenti, preti, ci confrontiamo insieme a partire da qualche cosa che non è semplicemente l'esperienza nostra, ma è qualche cosa che insieme ascoltiamo. Questo credo sia importante. Guardate, questo metodo formativo è purtroppo poco praticato. Normalmente ci sono gli incontri per i preti, ci sono gli incontri per i catechisti, ci sono gli incontri per gli allenatori. Essere qui insieme ad ascoltare le stesse cose e poi avere la possibilità di riflettere, di confrontarci a partire da qualcosa che abbiamo ascoltato insieme ha un grande valore. E poi credo che ha un grande valore il fatto di ascoltarsi reciprocamente. Uno potrebbe dire, beh, lo facciamo già magari nei nostri contesti di oratorio. Sì, ma il fatto che oggi per esempio un prete abbia la possibilità di ascoltare altri dirigenti, altri allenatori magari rispetto a quelli che conosce nella sua realtà, il fatto che un dirigente abbia la possibilità di ascoltare altri preti oltre al suo, credo che questo è un valore molto grande. Il metodo di lavoro di oggi è davvero affascinante e promettente, credo. E poi vorrei dire che per affrontare un lavoro così dobbiamo partire da un dato molto concreto, che nessuno di noi è perfetto, che probabilmente gli allenatori e i dirigenti vorrebbero dei preti migliori e forse i preti vorrebbero dei dirigenti e degli allenatori migliori. Si tratta non di recriminare, come dire, di sindacalizzare la questione, no? Ma i preti dovrebbero, gli allenatori, i dirigenti dovrebbero, perché andando in giro si sentono tante lamentele reciproche. Guardate, vorrei dire adesso una parola, per noi preti l'ambito dello sport è un ambito che quando sei dentro è bellissimo, ma non è facile entrarci. Perché immediatamente arriviamo con meno strumenti rispetto ad altri ambiti nei quali ci sentiamo più sicuri o anche più a casa, come la catechesi, come altri contesti educativi magari più di annuncio più esplicito. È per un prete, come dire, è mettersi nel modo giusto nel mondo dello sport è, come dire, ha già una forma di profezia, perché in qualche modo è entrare nella forma della Chiesa in uscita. Perché è vero che lo sport è dentro, ma per certi versi è, se non fuori, perlomeno sul confine. Ma non è facile. E quindi partiamo da quello che c'è, sapendo che le condizioni ideali non ci sono da nessuna parte, che non siamo in più, che abbiamo quello che abbiamo, insomma. Vedete, la sfida non è quello di dire di arrivare all'impossibile, ma di tirar fuori tutto il buono, tutto il bene possibile a partire da quello che c'è. Ecco, un singolare metodo di lavoro. Secondo, noi oggi ci concentriamo sulla figura dell'allenatore. Ci abbiamo pensato tanto, abbiamo detto vogliamo mettere a tema qualcosa di preciso, non semplicemente l'oratorio e lo sport, ma quest'anno abbiamo scelto la figura dell'allenatore. Non è stato difficile decidere di partire da qui. Perché? Perché la figura dell'allenatore è decisiva. In fondo l'allenatore è colui che permette al ragazzo di entrare nel mondo dello sport. Certamente sarebbe interessante una riflessione sulla società sportiva, ma il ragazzo non coglie tanto la società sportiva, coglie l'allenatore. Poi l'allenatore dovrebbe cogliere la società sportiva, ma la figura dell'allenatore è decisiva. È già stato detto un po' dal vescovo Pierantonio come la figura dell'allenatore è anzitutto una figura fortemente educativa. Ogni figura educativa è una cos'è che fa, come dire, l'educatore? La capacità di generare. L'educatore è colui che è capace di generare qualcosa in qualcuno. Credo che questo è, come dire, è una delle cose più belle della vita. Cioè, il senso di una vita si dà nell'essere di qualcuno e nell'essere per qualcuno. L'allenatore è di qualcuno e anche dei suoi ragazzi, ed è per qualcuno e anche per i suoi ragazzi. È uno che tenta attraverso lo sport di generare vita, di generare bene per i ragazzi. È importante questa figura in riferimento al tempo. Noi oggi pomeriggio incontreremo le catechiste, non diremo questa cosa che dico adesso a voi, no? Una catechista normalmente passa un'ora alla settimana con un ragazzo. Un allenatore mediamente passa almeno 6 ore alla settimana con un ragazzo.
se calcoliamo due allenamenti e una partita, sono tante, 6 ore alla settimana. A parte, come dire, gli insegnanti e i genitori, è la figura che passa più tempo con i ragazzi. Ora, non è che ne facciamo semplicemente una questione di tempo, però non dobbiamo neanche essere così, come dire, idealisti del dire che il tempo non conta. Il tempo fa lo spessore della relazione. Il tempo conta. Per educare, quando mi chiedono ma cosa serve per educare, io dico servono tantissime cose, intelligenza, pazienza, passione, competenza, ma per educare serve anzitutto tempo, perché se tu hai tutte quelle altre cose e non hai tempo, non educhi. E quindi è una figura importante in riferimento al tempo. In riferimento all'autorevolezza, prima Gian Casco usava la parola mister. Io racconto sempre questo episodio di quando ero in oratorio, a un certo punto c'era il gruppo dei preadolescenti e abbiamo messo ad un canto di educatori una figura di una mamma che faceva un po' da coordinatrice. Gli educatori dicono, ma sai come l'ascoltano? Ma sai come l'ascoltano? Io ho detto, forse perché anche adulta, così no, ma l'ascoltano tanto. E a un certo punto la chiamo e dico, guarda, mi dicono gli educatori che hai un appeal, un audience fortissimo presso i preadolescenti, che è difficilissimo. E lei si mette a ridere e mi dice, sì, sai cosa dicono, Don? Cosa dicono? Dicono, oh, dobbiamo ascoltarla perché lei è la moglie del mister. Effettivamente poi ho visto, no, lei era la moglie del mister. E quindi se lo dice la moglie del mister, non è proprio una come un'altra, è la moglie del mister. Ecco. Ora, questa cosa qua a me ha fatto sorridere, però mi ha fatto pensare quanto è importante la figura dell'allenatore. La figura dell'allenatore, come dire, è una figura che ha un'autorevolezza incredibile per i ragazzi. Perché? Perché, come dire, perché è parte di un mondo che ai ragazzi interessa tanto. E quindi per questo acquista autorevolezza. Non solo, ma pensate l'importanza che ha la figura dell'allenatore a partire dall'unità di vita. L'educazione avviene sempre in situazione, noi adulti astraiamo, no? Perché diciamo l'educazione è, come dire, abbiamo un'idea più generale, più astratta delle cose. I ragazzi non hanno l'astrazione, hanno la concretezza. L'educazione avviene sempre in situazione. Avviene facendo qualcosa di concreto, allora può venire a scuola, oppure avviene appunto nello sport o in tanti altri contesti. Ma l'educazione avviene in situazione. Questa dello sport è una situazione in cui i ragazzi sono molto coinvolti, sono molto partecipi, che è capace di attivarli fortemente più di altre situazioni. Ecco perché qui si può educare tanto e si può educare bene, perché l'educazione avviene in situazione. Il mister è uno dal quale i ragazzi non si aspettano alcune cose. Ora, una delle dinamiche educative più interessanti è quando noi riusciamo a spiazzare un ragazzo stupendolo. Loro dicono, tanto so già cosa mi deve dire, tanto so già che la mamma mi dice di studiare e di stare attento, no? E di non prendere freddo e di coprirmi. Tanto so già che il papà mi dice di non farlo stupido, tanto so già che il Don mi dice che devo andare a messa e che devo dire le preghiere, tanto lo so già. Ma quando capita che una figura autorevole come il mister interviene su altri ambiti, io ricordo un allenatore che a un certo punto dice, adesso io vi chiedo di portarmi le fotocopie delle vostre pagelle. Vi chiedo di portarmi le fotocopie delle vostre pagelle. E poi vediamo adesso prima delle convocazioni, perché, ma come mister, ma c'entra anche questo? Sì, c'entra anche questo. È un gesto coraggioso, È un gesto coraggioso. A me è capitato proprio in oratorio di vedere questa cosa. Pensate quando chiede un allenatore a un ragazzo come vai a scuola. Un conto è che lo chiede la mamma. Un conto è che mi ha chiesto anche il mister però come vado a scuola. Un conto è che la catechista o l'educatore ti dica di andare a messa. Un conto è che te lo dica il mister. Ha un peso nettamente e decisamente diverso. Un conto che intervenga sul comportamento appunto del papà, un conto che ti dica una parola di mister. Cioè, il riferimento all'unità della vita è un punto di partenza interessantissimo. La figura dell'allenatore è una figura non solo importante, direi decisiva. Terzo, quali caratteristiche pensiamo dovremmo chiedere, dovremmo auspicare, oltre evidentemente l'ideale come nessuno per i nostri allenatori?
La prima caratteristica è la maturità umana. Devo dire che noi abbiamo delle figure molto molto belle che educano attraverso lo sport e che in genere io mi sento di dire che la maturità umana di coloro che educano attraverso lo sport in genere, adesso non è che non mi pare che venga dopo quella di coloro che hanno come dire, la cura dell'annuncio esplicito del Vangelo. Talvolta abbiamo delle persone proprio belle, proprio umanamente molto belle, umanamente molto ricche. Evidentemente la maturità umana fa riferimento anche all'età. Noi abbiamo delle persone adulte che allenano, abbiamo anche delle persone giovani. Evidentemente ai giovani sarà chiesta una maturità umana che non è quella dell'adulto, ma è quella che possono tirar fuori appunto in un'età giovanile. La maturità umana, un'umanità bella. Secondo, chiediamo una passione educativa, cioè non abbiamo bisogno di persone che siano solamente appassionate di sport, ce ne sono tantissime. Persone solamente appassionate di sport, cioè ce ne sono tantissime, cioè riempiono i bar queste persone. Abbiamo bisogno di persone che siano appassionate di sport, ma prima ancora e più ancora, che siano appassionate di educazione. E siccome l'educazione avviene in situazione, se uno è appassionato di sport, educherà anche sullo sport. Ecco, guardate, questo è il rischio, di pensare che basti essere appassionati di sport. No, uno deve essere appassionato delle persone, deve essere appassionato dell'umano, deve essere appassionato dell'educazione attraverso lo sport. Quindi, come dire, certo essere appassionati di sport è condizione necessaria per poter educare, ma non sufficiente. Terzo, il tema dell'appartenenza ecclesiale. Allora, questo è un tema veramente ogni volta che si va in giro a fare una serata. Ora, io direi così, cioè non è che noi dobbiamo chiedere i bollini per poter fare l'educatore, per poter fare l'allenatore, scusate. Non tutti gli allenatori evidentemente hanno un'appartenenza ecclesiale, alcuni ce l'hanno, alcuni un po' sono lì, altri non ce l'hanno per niente. Come dire, credo che dobbiamo, a me piace un verbo che piace molto, che è la parola tendere, tendere. Cioè non tutti arriveranno già pronti, già fatti, già certamente, però dobbiamo riconoscere questo, che se uno ha una buona maturità umana e una sensibilità educativa, l'appartenenza ecclesiale non si fa da niente, ci vuole anche un'occasione, ci vuole una porta d'ingresso, ci vuole quella dell'esperienza dell'allenare è un'esperienza che coinvolge molte persone nella comunità cristiana. Cioè noi talvolta nel pensare alle cose siamo molto teorici. Come avviene? Come uno si coinvolge in una comunità? Attraverso un'esperienza. E provate a pensare quali sono le esperienze, soprattutto adesso c'è anche la parte femminile, no? Che è sempre minoritaria, però insomma adesso voglio dire soprattutto da un punto di vista degli uomini maschile, qual è l'esperienza che può coinvolgere dei giovani, dei papà, oltre qualcuno che fa l'educatore? È certamente quella dell'allenatore. È una porta d'ingresso molto importante. Allora credo che noi dobbiamo puntare a questo, sapendo che non possiamo prendere solamente chi ce l'ha già, chiediamo di fare un passo. Anche qui, vedete, credo che l'importante è non vedere dove uno arriva, dove uno è, ma vedere quanto uno ha desiderio di camminare. Magari uno molto lontano ce l'ha quest'anno, comincerai a fare un passo, comincerai a venire agli incontri, magari l'anno prossimo, magari riuscirei a venire qualche volta a messa, cioè, però adagio adagio. Credo che sia un'occasione molto, molto grande, una forma di ingresso, un'esperienza di chiesa, se volete anche minimale, però che uno comincia a fare. Quarto, la cura pastorale verso gli allenatori. Allora, noi affidiamo agli allenatori i ragazzi. Gli allenatori si prendono cura dei ragazzi, ma chi si prende cura degli allenatori? Io vedo questa cosa qua, che gli allenatori sono anche molto esposti. È più facile che un genitore faccia polemiche per lo sport che per il catechismo. È più facile che un allenatore incorra in contestazioni,
in polemiche, in questioni, che una catechista. Allora, noi credo che dobbiamo sostenere gli allenatori, lo dico noi come preti, ma anche come società sportiva, come dirigenti, perché l'allenatore veramente è in prima linea. Quando tu fai l'allenamento e hai lì i genitori a bordo campo, veramente sei in prima linea, veramente hai gli occhi puntati e basta una piccola cosa. Allora, credo che da una parte serve la cura per gli allenatori, perché gli allenatori possano sbagliare sempre meno. Dall'altra parte tutti quanti sbagliamo e quindi dobbiamo anche sostenere, perché uno veramente è in prima linea. Allora, la cura pastorale verso gli allenatori. La prima cosa, e sembra banale, ma è la conoscenza. È conoscere gli allenatori. Non è scontato. Non è scontato che un prete conosca gli allenatori. Credo che sarebbe importante tra il presidente, i dirigenti e il prete condividere, per esempio, l'assegnazione degli allenatori. Credo che se un prete non si interessa dell'abbinamento tra le squadre di allenatori, non va bene, perché un allenatore messo in un posto verso un altro cambia. E se un dirigente non rende partecipe un prete di questo, credo che non va altrettanto bene. Perché è vero che magari il prete non conoscerà tutti, è anche vero che ci sarà qualcuno che il prete conosce magari di più che il dirigente. Questa cosa qua è decisiva, non è banale. Dopo lo so che c'è una questione di campi, di incastri, di giorni, di orari, però forse un po' di margine c'è. E qualche volta le cose forse vengono fatte semplicemente in base agli orari che vanno tenuti presenti, cioè dopo la vita è concreta. Però dire che c'è una persona che magari con i piccoli fa meglio che con i grandi, alcuni hanno la possibilità di avere due allenatori, che si pensi per esempio di affiancare persone di età diverse, è molto importante, che uno magari più giovane e uno meno giovane, che si pensi di affiancare una persona che ha un'esperienza ecclesiale magari più matura, più significativa, a una persona che, per cui davvero quell'incarico lì è la porta di ingresso nell'esperienza ecclesiale, è anche significativo, che in alcune età, penso a quella della preadolescenza o dell'adolescenza, si mettano delle persone magari da un punto di vista educativo più significativo rispetto ad altri, o che insomma hanno anche certe caratteristiche, penso che è interessante, però questo richiede una conoscenza delle persone. Il tema della relazione personale. Ma il tema della relazione personale credo che non è che si chieda, come dire, di organizzare dei colloqui con tutti, ma è, come dire, semplicemente di far capire se hai bisogno io ci sono. Ora, io mi sono accorto di questa cosa qua, in oratorio, che molte persone, a partire dai genitori dei bambini del catechismo, non hanno mai parlato con un prete. Adesso magari noi siamo qui e ci sembra una cosa, molte persone non hanno mai parlato con un prete. L'altra sera io ho ricevuto una coppia di fidanzati, una delle mie ragazze dell'oratorio, che veniva con il suo fidanzato, si sposeranno, voleva farmelo conoscere, insomma, e sono già grandini, no? Più di 30 anni, e lui appunto, cioè lei appunto mi ha scritto prima così, no? Poi parlando, che lui appunto non era tanto dell'ambiente così, e lui dice: io non ho mai parlato con un prete, un momento così dove parlare non l'ho mai fatto. Uguale i genitori dell'iniziazione cristiana, molti, la maggior parte, parlare bene, proprio del dire siamo qui, parliamo, non hanno mai, l'hanno visto in chiesa, magari hanno sentito qualche incontro, ma parlare personalmente molti non l'hanno fatto. E forse anche tanti allenatori, forse, perché dopo c'è, cioè, anche il nostro ministero è pensato in modo che noi normalmente parliamo tanto, ma sempre con le stesse persone, con molta gente non parliamo mai. Ecco, allora che cosa vuol dire la relazione personale? Non fare grandi discorsi, ma vuol dire dare quel senso che, beh, se uno ha bisogno, se insomma io ci sono, cioè puoi venire, puoi, cioè anche, cioè molti si sentono anche su un altro pianeta rispetto al prete, perché dice, vai, il prete, io sono un allenatore, cosa mi deve dire il prete, cioè, ecco, io ci sono se c'è bisogno. La formazione. Allora, sulla formazione vorrei dire questo: quanto noi investiamo nella formazione degli allenatori? A me piacerebbe che dopo qualcuno mi smentisse, e invito tutti quelli che possono smentirmi a farlo dopo, però in generale io mi sento di dire poco.
Pensate quant'è l'investimento di tempo sulla formazione degli allenatori. Normalmente molto poco. Pensate a un criterio oggettivo che dice l'investimento. Quant'è l'investimento economico delle nostre società sportive sulla formazione degli allenatori? Ci sono alcune società sportive che hanno dei bilanci che sono simili a quelli delle parrocchie. Cioè, non è che girano pochi soldi intorno. Quanto noi destiniamo alla formazione in percentuale? Alcune società sportive mi dicono niente. Niente, noi non destiniamo niente alla formazione, noi non spendiamo niente per la formazione, per la cura degli allenatori. È vero che è una questione di tempo, è vero, ma è anzitutto una questione di testa. Magari ci sono delle cose che nella vita, ora noi abbiamo in mente, ma magari non riusciamo a fare, perché dopo siamo tutti presi da tante cose, anche i preti, cioè non è che abbiamo tante cose. Ma l'importante è che le cose ce le abbiamo in mente e nel cuore. Quando uno ha le cose nella testa e nel cuore, poi un giorno non ce la farà, un giorno dopo magari neanche, ma a un certo punto arriverà un giorno dove dice oggi ce la faccio. E siccome questa cosa qua ce l'ho nella testa e nel cuore, ecco, allora adesso il tempo c'è. È importante che la cosa sia nella testa e nel cuore. Che cosa vuol dire appunto pensare a una formazione per gli allenatori? È un sogno dire che una volta al mese, cambiando la sera, perché non sempre è lo stesso giorno, perché poi si dice c'è una sera al mese in cui nessuno fa allenamenti e ci troviamo per un momento formativo con gli allenatori. Si può cominciare 3-4 volte all'anno, è un sogno questa cosa qua. Perché lo facciamo con le catechiste, lo facciamo con gli educatori, perlomeno un po', insomma, si fa generalmente, e non lo facciamo con gli allenatori? Valgono meno? Perché? Non so, sarebbe anche interessante rispondere a questa domanda insieme, no? Perché io ho chiesto a un po' di persone, no? Anche con Alessandro, quando abbiamo preparato l'incontro, ma non ci sembra che questa sia una prassi abituale, l'idea che gli educatori, gli allenatori hanno bisogno appunto di essere formati. La formazione io la dividerei in tre dinamiche. Anzitutto la proposta spirituale. Allora qui dice Don Samuele tutto di proprio alto. Sì, ma la proposta spirituale non è la proposta spirituale che si fa alle catechiste. Evidentemente è diversa, però se noi partiamo invece dal presupposto che ci sono alcune situazioni in cui non si può evangelizzare, credo che sbagliamo. Non c'è nessuna situazione in cui non è possibile un annuncio del Vangelo, una proposta spirituale, chiaramente commisurata con le persone che abbiamo lì davanti. Però guardate, su questa cosa qua credo che ci saranno delle sorprese. Se avremo il coraggio di osare, ci saranno delle sorprese, perché c'è gente, non è che tutta la gente che non viene a messa non viene in chiesa di fatto ha fatto una scelta contro la fede. Vedo molta gente che dice guarda, io donna, queste cose qui sappiamo neanche che c'erano, mi è interessato questo incontro, però poi io da adolescente, cosa vuoi, un po' il motorino, un po' non sono più venuto, ma non è che io ho fatto una scelta contro la fede, non è che a me non interessa, semplicemente non mi è capitata l'occasione, non mi è capitata. C'è gente che quando si trova dentro, e poi tenete presente questa cosa qua, io lo dico contro quello che faccio io, no? Io ho passato tutta la vita fino ad adesso da prete a occuparmi dei ragazzi, degli adolescenti, dei giovani, no? Però Gesù ha sempre parlato agli adulti. Una volta ha detto lasciate che i bambini vengano a me, e io dico non c'è età della vita alla quale il Vangelo non abbia qualcosa da dire, ma il Vangelo è anzitutto per gli adulti. Perché? È perché il Vangelo è anzitutto per chi ha un'esperienza di vita è così, come dire, complessiva e articolata che può cogliere la risonanza di questa parola nelle viscere più profonde. E un allenatore è uno che magari non conoscerà tanto la liturgia, magari, però l'esperienza di vita ce l'ha, perché una persona adulta sa cosa vuol dire amare, sa cosa vuol dire soffrire, sa cosa vuol dire la fatica della vita, e se tu gli tocchi le corde giuste, a un certo punto le cose escono. La proposta spirituale non è una questione di quantità, però credo che qualcosina si possa accennare.
E poi c'è, come dire, una formazione, prima di tutto dico pedagogica, vado sull'ultimo, poi faccio quella pastorale, pedagogica, cioè educativa, cioè far capire che appunto che allenare non significa semplicemente conoscere delle tecniche e metterle in pratica, cioè non è una questione tecnica, ma l'educazione è un'arte. È un'arte che va, come dire, che va imparata. Non c'è la formula giusta, però l'arte va imparata. Un'attenzione pedagogica, anche qui è interessante in riferimento alla diversità, un conto allenare i bambini, un conto allenare i preadolescenti, un conto allenare quelli grandi, cambia questa cosa qua. Cosa vuol dire curare questa formazione pedagogica, educativa? Perché nessuno si può improvvisare, è vero che i primi educatori che sono i genitori non fanno nessuna scuola per diventare genitori, no? Però è vero anche che qualche cosa va dato, qualche strumento va dato. E poi pensate anche alla formazione pastorale, cioè noi ci lamentiamo molto spesso degli allenatori che non sanno che sono in un oratorio, che sono in una società sportiva, però non glielo diciamo neanche mai, non glielo diciamo neanche mai. Non abbiamo delle occasioni per farli riflettere su questo, appunto tutta la dinamica pastorale, che cosa vuol dire per la Chiesa fare sport, quando noi glielo diciamo ad un allenatore, che rapporto c'è tra oratorio e sport, cioè sono tutte cose che uno molto spesso non sente mai. Ecco, la cura degli allenatori, concludo, che cosa si può e si deve chiedere ad un allenatore? Allora, prima ho detto che cosa noi dobbiamo dare a un allenatore, adesso che cosa possiamo e dobbiamo chiedere ad un allenatore. Allora, primo, dobbiamo chiedere e insieme però anche dare la consapevolezza di essere un educatore. Cioè, per meno di così, credo, non vale la pena. La consapevolezza dell'importanza del suo ruolo, di essere un educatore a pieno titolo, anzi forse uno di quelli che ha un ruolo più decisivo. Diceva già prima il Vescovo, Pier Antonio, lo sport di per sé non è un contesto informale, perché è formale, cioè nel senso che ha degli orari, ci sono delle squadre, cioè. Tuttavia per un ragazzo lo sport è un contesto informale, perché è così bello e così piacevole che per loro è un momento appunto di svago, e dunque l'informalità per loro, cioè la scuola è la formalità, no? L'informalità è appunto questo. Ora, l'educazione più... Il contesto educativo più promettente è quello informale, ha una grandissima forza, come quando tu fai il catechismo con gli adolescenti, poi c'hai il quarto d'ora prima e il quarto d'ora dopo. Non è che quell'ora lì non conta, ma nel quarto d'ora prima e nel quarto d'ora dopo, soprattutto quando li porti a casa in macchina, quando magari delle cose che non le dicono lì perché c'è un vergogna davanti a tutto, gli sembra di essere troppo, quelli troppo bravi, no? Però poi magari mentre sta scendendo dalla macchina dice: ah, però volevo dirti questa roba qua. Cioè l'educazione nell'informalità è davvero molto importante. Consapevolezza di essere un educatore. Secondo, il desiderio di mettersi in gioco personalmente. Allora, qui lo dicevo già un po' prima. Cioè, se noi facciamo l'esame d'ingresso, molti non lo passano. Se noi facciamo l'esame d'ingresso, vai a essere, molti non lo passano. Tuttavia, credo che è più importante il desiderio di camminare che la strada già fatta. Noi non possiamo guardare la strada già fatta, perché molti la cominciano. Ma dobbiamo dire: guarda, a me non interessa che tu da tanti anni non vai verso, mi interessa che tu abbia il desiderio sincero di camminare. Dopo nella vita c'è chi fa un passo, c'è chi ne fa cinque, c'è chi ne fa dieci, c'è chi... Dipende anche dal momento, dipende anche da chi trova, dipende da tante cose. Però l'importante è che uno abbia il desiderio di camminare. Quarto, l'appartenenza ad una società sportiva. Questo è un tema drammatico. Molti allenatori si considerano come presi a servizio per allenare una squadra e basta. Tant'è che qualcuno dice: se io non alleno quella squadra lì, non faccio allenatore. E questo è un problema. Perché uno entra in un'esperienza. Un conto è dire: io posso solo il martedì perché lavoro, posso solo il martedì, posso solo il martedì, no? Ma quando uno dice: io alleno solo quella squadra lì, se no, no, questo è una persona va aiutata, perché uno non entra nella logica della società sportiva, uno entra nella logica del suo piccolo orto,
l'arcivescovo ci ricorda sempre che tutto vale più del frammento, non è più, cioè è proprio così, cioè l'idea di una logica, come dire, di società sportiva, per cui tu innanzitutto appartieni a una società sportiva che poi ti affiderà una squadra. Questo è un passaggio veramente molto, molto grande, credo. E poi tutto il tema della dinamica della comunità educante, cioè dire si educa sempre insieme e si educa insieme ad altri. Ora, questo credo che non è responsabilità degli educatori, degli allenatori, certo è anche responsabilità loro, ma a partire di come, da come l'oratorio stesso imposta questo tema. Per esempio, sarebbe interessante dire, ma gli educatori, gli allenatori e i catechisti, gli educatori, hanno qualche volta la possibilità di conoscersi, di incontrarsi, di scambiarsi le mail, hanno la possibilità di ascoltarsi reciprocamente, qualche volta c'è la possibilità di fare un incontro non semplicemente catechisti, educatori, allenatori, ma magari per fasce d'età, coloro che si occupano dei ragazzi delle elementari, coloro che si occupano dei preadolescenti, coloro che si occupano degli adolescenti, perché il punto di partenza nostro è sempre l'attività, non la persona. Allora, qualche volta evidentemente deve essere l'attività, per cui i catechisti e gli allenatori si trovano per controllo, ma qualche volta pensare che il punto di partenza sia la persona, quindi il ragazzo dell'elementare, il preadolescente, l'adolescente, ecco, credo che questo anche farebbe molto bene. Mi fermo qui, erano solamente degli spunti sui quali poi confrontarci, credo che la ricchezza più grande verrà dal dibattito che faremo dopo insieme. Grazie. Grazie Don Samuele, abbiamo ascoltato due approfondimenti, secondo me che già da soli ci aiuteranno ad approfondire quella che è la nostra attività. Come ha detto bene Don Samuele, ci attendiamo molto invece dal dibattito, da quello che ognuno di voi, con la propria esperienza, con le proprie proposte, le vostre anche, magari fatiche, riuscirà a portare qua all'attenzione di tutti. Il dibattito lo apriranno, come ha detto bene, tre persone, un presidente, un allenatore e un prete, che inizieranno così a rompere un po' il ghiaccio, e poi ci aspettiamo veramente che ognuno di voi, oppure almeno una buona parte, venga un po' a raccontarci, a stimolarci sulla sua propria esperienza. Ci fermiamo 10 minuti, un quarto d'ora, e chiedo a tutti veramente di limitare, perché la giornata è ricca e vogliamo goderla a pieno. Ciao, alle meno un quarto ci vediamo qua, va bene? Grazie, a dopo.